breve servizio da Cantù per quanto riguarda la 39ª edizione della Coppa Città di Cantù e Trofeo Cassa Rurale d'Artigiana. Alla via, pensate, ben 150 atleti con squadre provenienti da buona parte del nostro paese. Tutto il nord è rappresentato. Un circuito molto interessante, 8 giri, 4 di un tipo e 4 di un altro, sempre da scalare la salita che porta in Piazza Garibaldi, ma come accade ogni anno, il vero trampolino di lancio della gara è sulla salita di Cucciago. Qui vedete che c'è stato uno scatto da parte dei Karel Vacek del team Giorgi, a cui gli sta rispondendo Samuele Rubino del team LVF. Due squadre queste sempre pronte a scontrarsi con i loro migliori uomini ed è anche in questa occasione che di fatto stiamo vedendo scintille tra le due compagini bergamasche. Ad inseguire la coppia scatenata in maglia della Canturino Alessandro Fancellu, che ha recentemente vinto una gara proprio all'inizio stagione, poi Mattia Petrucci, che ricordiamo campione italiano 2 anni fa tra gli allievi della Autosai Conti OMAP, eccolo qui inquadrato, e terzo incomodo un corridore del GB Junior Team, Fabio Galzi. Ma attenzione, siamo all'ultimo passaggio in Piazza Garibaldi, ecco che in testa c'è la maglia di Karel Vacek, pubblico delle grandi occasioni sul rettilineo d'arrivo ed ecco la volata dove vincere è Samuele Rubino che va a conquistare la sua seconda vittoria stagionale a soli 8 giorni dalla prima. Seconda posizione per Vacek, poi a soli 6 secondi Petrucci su Fancellu e Garzi ed infine la volata di quello che è rimasto del gruppo vinta da Guillon su Baroni, Andrea Piccolo, Gendene e Giovanni Vito. La voce ai protagonisti. Samuele, una bella seconda vittoria, eri tu l'uomo più veloce della coppia, comunque ve la siete giocata anche un pochettino in salita. Sì, oggi il percorso era duro e quindi la selezione c'è stata già nel primo passaggio e niente, poi dietro ci siamo scatenati, sono scattati tutti, siamo rimasti da soli io e Vacek. A 3 giri dal te o 2 o 3 giri dal termine e poi sono riuscito un po' a stare dietro in salita perché ne avevo più di me oggi. Infatti non sono molto soddisfatto, però poi in volata ero più veloce, lo sapevo, ho tenuto duro e l'ho battuto. Sapevo che Samuele Rubino è un corridore forte sui scatti, su questi strappi, quindi ho provato a allungare 2 giri al termine. Sono riuscito a staccarmi con il proprio Samuele Rubino, poi lui era un po' cotto, quindi ho dovuto tirare un po' più io. Poi all'ultima salita ci sono arrivati altri 3 o 4 corridori. Io ho attaccato troppo presto e poi su in cima mi è saltato Samuele Rubino e non potevo fare più niente. Ho fatto una gara molto intensa, io con la mia squadra abbiamo cercato di portare via la fuga da un po' più lontano degli ultimi giri perché sapevamo che Vacek e Rubino fossero intenibili in salita. Poi in qualche modo sono riuscito ad entrare nella seconda fuga e solo dietro a appunto Vacek e Rubino e in volata me la sono giocata bene e ho vinto la volata dietro. Purtroppo non abbiamo trovato negli ultimi metri l'accordo giusto per poter entrare sui primi due e ci siamo dovuti accontentare della piazza del terzo posto e giocare tutto per quello. Questo è un primo e veloce resoconto di quanto è successo il giorno di Pasqua a Cantù. Ecco il podio con il presidente della società Canturino Paolo Frigerio e il presidente provinciale Comasco Franco Bettoni, unitamente naturalmente ai primi 3 classificati da Cantù. Per il momento è tutto.